Questo video non ha senso. Come mi stanno a dire che sta a Piazza Vittoria e come sta in Gina? Comunque qua stiamo a Piazza Vittoria e c'è sta il vetro che è tutto smerdato. Gira a destra per favore, a sinistra. Gira a destra, la destra cinese. Perché la destra italiana è un po' più conga. Questo video non ha senso. Albergo Bozio. Abbiamo fatto pure pubblicità. Io sono sicuro che della lante del PL. Beh, sì, d'accordo. È normale star telefono così? Certo. È normale stare seduto così? Ma se tu mi dici zitto non mi dire niente, io sto zitto e non ti dico niente. Se però dopo tu mi ascolti al secondo arco, al secondo arco, al secondo arco, dove stai? Segui il taxi, segui il taxi. Segui quel taxi! Ciao! Ma wow! Non è chiaro. La cosa bella adesso che si potrebbe fare, stando in silenzio e spegnendo anche lo stereo, è fare una piccola e sconfortevole, pure assai sconfortevole, ripresa della crisi che c'è sta in Italia. Guarda qua, questo quant'anni so che sta a fa, lo pulisci vetro delle macchine davanti a sto semaforo e ne ha visto le cotte, ne ha visto le crude, ne ha visto le mezze crude e qua. Attenzione, perché la cosa bella e importante è dire no, non rigorosamente no, no. Categorico. Bravo, tu hai detto no, lui si è mandato perché stanco dalla crisi, stanco da Monti, ha detto no al colesterolo e sì a Valsoia. Qui siamo vicino al circolo degli artisti, il circolo degli artisti, ma di artista non ce n'è neanche uno, devi saperlo. E per forza a destra, se no andiamo a frociare. E se infrociamo le froce del naso, se infrociano tutti perché non frociamo con le froce del naso, se infrociamo pure noi. Vai diritto, vai diritto, per piacere. Fate pisciare. Ah, ma è vero, perché lui deve pisciare. Questo pisciano qua c'è un negozio, qui dentro c'è un albero dentro al negozio. Ma anche un ecologico il negozio. In questo preciso luogo, in questa precisa strada, in questa precisa macchina, con questo preciso guidatore vestito precisamente bene, noi siamo a Torpignattara, una delle zone più gnare e tognare di Roma. Ecco qui. Ma qui potresti anche pisciare, ma anche addosso ai negozi, non where is the problem. Però il problema è che noi siamo decenti, siamo signori e pisciamo in un luogo. In un Vespasiano, a Roma ci stanno ancora i Vespasiani, cioè dobbiamo ricordarsi questa cosa. I Vespasiani erano dei pisciatori che si trovavano per strada, tu ti fermavi là e pisciavi. Quindi dobbiamo trovare un Vespasiano. Maurizio, rallenta, te botto, dove te pare? Qui. Come non pisci qui? Vai, guarda che benzinaio che è tutto quanto per te. Forza! Vai! Ma questo ce se fai solo. Qua forse non hai capito che tu vuoi fare quello che ti questo uomo offre la sua area di servizio a te per farti pisciare. Vai, è un Vespasiano! Più Vespasiano di questo! Ma che puoi trovare? Ci stanno pure le pompe a 2 euro! Tutto quello dove va la mano è tuo! È tutto un Vespasiano. Vai e urina come Cristo ti ha insegnato, figliuolo. Vai. Mostra le macchine che passano come si piscia. Piscioni! Ma dicono che sei piscione! Ha pisciato il piscione! Cazzo, ma che sta a fare? Ma mica un Vespasiano questo! Ma ti gira la madonna! Perché deve avere senso? Una volta che giro a destra ci troviamo sulla Palmiro Togliatti!